che il sipario si apra. Questa è la terza puntata di Amica Talent Show. Per questa terza edizione l'applauso subito a loro, ai nostri amici, al nostro corpo di ballo della Pea Dance Studio. Grazie ragazzi, fantastico, fantastico movimento. Ovviamente non sarò da solo anche per questa puntata. E allora il primo applauso, anzi il secondo applauso è per lei, Rostella, con me in questo viaggio. Vieni, grazie Rostella. Thomas, buonasera a tutti. Buonasera a te, grazie di essere con me in questo lungo viaggio. Ma subito andiamo anche a conoscere la nostra giuria. Ma partiamo da colui il quale lo conosciamo già. Lui è il nostro presidente di giuria, Walter Maffei. Ciao a tutti, ciao, grazie, buona puntata. Anche lui è uno dei giurati fissi con noi, DJ Panico. Buonasera a tutti, ciao Tommy, ciao Ross, buonasera. Ciao ragazzi, e invece abbiamo ospite John Librizzi, ospite in giuria per questa puntata di Amica Talent Show. Buonasera a tutti, ciao e grazie. Buona serata a tutti, ciao. E c'era venuto a trovare anche nella prima puntata di selezione di questa terza edizione di Amica Talent Show. Un grande applauso per Mauro Racanello. Buonasera, buonasera, che seratona, buonasera, grazie. Hai detto bene caro Mauro, che seratona, ma un applauso doveroso agli amici che sono qui con noi. All'Arlecchino di Vedano Lona, fatevi un applauso! Forza ragazzi! Chi sei, da dove arrivi e che cosa ci canti? Perché canti anche? Una curiosità, vai. Sono Francesco. Vengo dalla Svizzera. Ok. Sono un ragazzo di 23 anni che nella vita fa giardiniere. Sono qui per divertirmi. Canto perché a me piace cantare, ma principalmente quando canto mi diverto soprattutto a trasmettere le emozioni alle altre persone. Ah, che bello. Benissimo. Bene. Bello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Intanto è sempre bello vedere quando qualcuno si emoziona così tanto per quello che fa, che vuole dire, che vuole trasmettere, quindi complimenti. Senti, in che città della Svizzera abiti, vivi? Vengo da Lugano. Da Lugano, sì. Stavo guardando, non pensavo che fossero così tanto popolari gli 883 in Svizzera. Questo è un pezzo, sì, questo è un brano del 2001, abbiamo visto, dell'album del 2001. Quindi grazie dell'emozione che ci hai trasmesso, davvero. Che cosa ci canterete? Happy di fare il Williams. Ok, il palco è vostro. Am I saying crazy what I'm saying? Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that you got in Spain. With the air like I don't care, but it by the way, because I'm happy. Because I'm happy. I know what's up,
just fine. Yeah, no offense to you, don't waste your time. It's why. Hey. It's five. Complimenti, mi avete fatto emozionare. Vabbè, a parte il fatto che io mi sto un po' immedesimando in voi, perché la mia compagna è una cantante, siamo musicisti entrambi e non abbiamo ancora figli, però insomma arriveranno sicuramente presto. Poi vedere questa grinta e ma soprattutto precisione, perché adesso loro sono bambine, no, ancora, però hanno una precisione incredibile e le voci si incastrano perfettamente tra di loro. Tanto che i cori, no? A parte che c'era il tuo supporto, però io ho sentito tantissimo. Ma potevano fare anche senza. Esatto, sono veramente perfette, perfette. Bravo. Ricordiamo come possono interagire appunto con noi. Assolutamente. Allora, innanzitutto seguendo le nostre pagine social, sia Instagram che Facebook, Amica Talent Show con la K. E ovviamente interagendo con noi il più possibile, quindi commentando sotto la diretta Facebook, scrivendoci messaggi privati, facendo il tifo per dei concorrenti, insomma tutto quello che vogliono. Tra l'altro, Talia, io so che appunto oltre la diretta di questa sera è possibile rimanere connessi con noi tutta la settimana in realtà, perché ci sono tantissimi appuntamenti che vengono appunto poi messi sulle nostre pagine. Certo, soprattutto sulla nostra pagina Instagram ogni giorno potrete trovare dei contenuti inediti, delle interviste particolari o delle curiosità, dei retroscena appunto del nostro magnifico programma. Poi abbiamo l'ultimo saluto, direi, per Sandra Zocchi. Ciao Sandra, continua a seguirci. Bene. Ciao Sandra. Ciao Sandra. Grazie, grazie ragazzi. Facciamo un selfie, ragazzi? Ecco, dai, allora, tac. L'ho fatto. No, perché in fin dei conti, questo telefonino qua ce l'abbiamo in mano tutti i giorni, no? E facciamo dei selfie, facciamo un sacco di telefonate. Però, più che telefonate, facciamo tante foto, vero o no? Quello che penso è che ho un sacco di ricordi di quant'ero ragazzino, quando uscivo con gli amici, quando andavo ai concerti, andavo a vedere del teatro, andavo nelle piazze, ho veramente tantissimi ricordi. E quei ricordi, oggi, ancora oggi, quando ci penso, wow, mi danno delle emozioni incredibili. Oggi invece mi ritrovo con tantissime foto. Ho il telefono che piange perché mi dice basta, basta foto. Addirittura ho una nuvola su Google, che non ho ben capito dov'è questa nuvola, che anche lei sta esplodendo. Tante sono le foto. È che quando penso a quelle foto mi accorgo di una cosa, che alcune, tante di quelle foto io non me le ricordo. Ma come, le ho scattate io? Non me le ricordo, perché quando le stavo scattando ero troppo impegnato a scattare quella foto per farla bene, per pubblicarla sui social e, perché no, prendere qualche like in più. E allora, no, attenzione, io sono il primo a gridare evviva i social! Sono il primo a gridare evviva la tecnologia, ma ci mancherebbe, ma sono anche il primo a gridare cerchiamo di vivere la nostra vita con i nostri occhi e non con l'obiettivo del nostro telefonino. Un grazie. Applauso a Thomas Incontri, stupendo. Drop this summer, a one hit wonder. How the hell you figure that? My rhymes like crack fiends screaming, give me the. Rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold.
dance, so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Around my neck, you know I got a lot left. Can't have nobody else getting away. You should get your confirmation agenda day. I love you. Thank you for listening. Enjoy. Siete veramente brave. Vi muovete veramente bene, siete fantastiche e secondo me farete molto successo, brave. Yeah. Mamma mia, che bello! Solo complimenti. Allora Thomas, in bocca al lupo le Glee Crew. Grazie ragazze, grazie. Bravi ragazze, a dopo. Enrico, com'è stato la tua prima volta? Oh, ma che sta di? Non vedi questa prima volta di che? Beh, la prima volta con una donna. Ah, ho capito, prima volta che sono andata a ballare, ma lascia perdere. Che sono andata a ballare, c'erano tante belle donne messa vicino a una grassa brutta. Mi dice Enrico, sei bello come un figo, ma che vuoi, vedi, andatene. Poi questa grassa così comincia a parlare, mi dice Enrico, abbracciami. Ma che te devo abbracciare, che per abbracciarti mi ci vuole il braccio capro lunga. Poi gli amici sono me lo pure me da, allora ho chiamato in causa l'amico mio Bombolo. Pensa un po', peccio da guerra di Troia. E prima hanno dato un sacco di mazzate, sti frocioni zozzi. Oh, a Bombolo, ti potevo dire una commozione cerebrale. Ma quale commozione? Quelli in secondo avevano manco per niente. E come menaveno? Ma le donne non fanno per noi. Perché i fidanzati fanno la fortuna degli avvocati che poi divorziano e se fregano i sorti. Noi ci dovevamo divertire a fare scherzetti. Ad esempio ogni tanto mi diverto a fare gli scherzetti per telefono. Ogni tanto telefono all'aeroporto di Ciampino e quando mi risponde la signorina del centralino gli dico: pronto Ciampino? Sì, e so fichi in Erculox. Ma io in Pino glielo darebbe in testa a Berlusconi. Io col mio sorriso, cari amici, sono qui a San Valentino, sono un conquistatore ed anche un tore, o meglio un toro, perché vado una donna vestita di rosso faccio così, ma il mio grande amore rimane rosso nero. E vi presento il futuro allenatore del Milan, che sarà Zeman. Ma penso che prossimo anno vengo a Milanello, perché il tempo è bello, perché io sono abituato con la pioggia da Bari a Foggia, con la sigaretta, purtroppo si spegne con la pioggia, allora adesso mi sono fatto sigaretta invisibile. E adesso, stando a casa, ho studiato per fare il comico, quindi adesso faccio anche le battute, come vedete, quindi... E mi faccio anche una matta risata. Ma stando in Puglia sono diventato come il mio amico Lino Banfi. Ragazzi, ma dove li corrono l'età? Lo cosche! Mi fa cazzere, San Valentino. Io so che, da cacca veramente. Io sono... Ragazzi, sempre bello, qua dentro c'è il cervello, e sono pure bruttarello. E quando andavo a scuola, scolino Calandrello, lo scolino più bello. E molti non sanno che... Io con me di scuola è stato con l'istraziato Albertoni, che ha un figlio bambacione. Alberto, distraziato. A brutti zozzi, è stato a fa. Alberto, distraziato, perché non ti sei sposato? E come perché? Perché sono tirchio. Bravo, complimenti. Volevo capire un attimino una domanda. Da quanti anni lo fai? Io ho cominciato, diciamo, da adolescente, poi avevo smesso, poi ripreso, insomma. Quindi da un po', ecco. Sì. Lo fai con tanta gioia, l'ho visto nel tuo viso e con tanto con grazie, tanto ti ringrazio. Bravo, complimenti. Amica Talent Show. Il matrimonio è il giorno più importante della vostra vita. E proprio per questo siamo attenti a tutti i dettagli, dalla A alla Z. Il nostro obiettivo? Trasformare ogni vostro sogno in realtà. Vi staremo al fianco nella scelta di location, catering, spettacolo, insomma tutti quei dettagli che possono fare la differenza. W Team Production. Lasciatevi coccolare dai professionisti.
Se si parla di solidarietà, sicuramente dobbiamo parlare anche del mondo Lions, realtà che da tantissimi anni raggruppa professionisti che scendono in campo per sostenere diverse cause sociali e benefiche, come il morbillo, il diabete e la cecità. Non restare indifferente, informati sugli eventi e le attività del mondo lionistico. E Rossella, stavo giusto pensando dove andare in vacanza. Thomas, io invece ho già deciso, andrò al villaggio Sole Verde, un'oasi di benessere e divertimento. E non solo Rossella, piscine, idromassaggio, attività sportive e il tutto in piena sicurezza. Richiedi tutte le informazioni senza impegno per la tua prossima vacanza. Eleganza e cura dei dettagli, è questo il cuore pulsante che da oltre 25 anni fa vivere la Incontri Production. Si dice che la pubblicità sia l'anima del commercio, noi lo sappiamo bene e per questo valorizziamo i nostri clienti, piccole, medie o grandi aziende che siano, cucendogli un abito su misura. Con la nostra professionalità studiamo le esigenze dei nostri clienti ed individuiamo il giusto canale di comunicazione tra il mondo social, radio, televisione o carta stampata. Altro fiore all'occhiello è l'organizzazione di eventi privati ed aziendali con ogni genere di contenuti, musica, cabaret, personaggi, insomma tutto ciò che riguarda il mondo dello show e dell'intrattenimento. Essendo anche produzione televisiva abbiamo la possibilità di realizzare video privati o aziendali. Non affidarti al caso, affidati a dei professionisti. Incontri Production. Amica Talent Show. Miguel Morazzi, l'applauso esatto. Per Miguel intanto. Grazie, grazie. Dicevamo questa nuova categoria DJ, esatto. Tu sei DJ, sei producer, che cosa, come io te la... Tutti e due in realtà, ok. Producer da un anno circa, ok. DJ ho iniziato da 4 mesi. Bene. Allora, io perché sono andato dietro? Sì. Perché volevo controllare un po' di cose. Hai suonato a 128 bpm, questo potrebbe essere un vantaggio, giustamente. Però ho apprezzato una cosa, che tenevi i pezzi, quelli un po' meno cantati, un po' meno melodici, i Melbourne, quelli un po' più techno, e li tenevi corti, quei 15-20 secondi e cambiavi. Okay. Su alcuni hai fatto anche il passaggio in chiave, mm-hmm. che è molto apprezzabile. La tecnica buona, hai fatto qualche errorino verso la fine, però poi
Il bello della diretta è quello che poi io apprezzo, è che hai perso la battuta lì dove l'avevi calcolata, però l'hai recuperata bene. Sì, sì, quindi esatto. Fategli un applauso, perché è un bravo DJ. Bravo. Grazie, grazie. Bravo. Rosebuds know the blooming that remain. Just as it's no barbecue, you can rest your mind assured that I've been loving you always. Tenzi, grazie, ma tutte le canzoni più belle, poi fatte la chitarra anche questo pezzo. Tra l'altro, curiosità, ma chi è che l'ha scritta questa canzone? Stevie Wonder. Sto guardando su Wikipedia perché sapevo che prima di George Michael, esatto, questa è George Michael, sì, sì. Tutti in sintonia, davvero meravigliosi. Soprattutto mi ha colpito la sua voce. Grazie. Complimenti davvero a tutti. Bravissimi. Lei è Chiara Siena. In bocca al lupo su questo palco a Chiara Siena. E super cali fragili stick e spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super cali fragili stick e spiralidoso. Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimar, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò. Rimase così il male che il meglio si ritrovò. Oh, supercali, fragilisti che spiralidoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercali, fragilisti che spiralidoso. Piace la citazione Mary Poppins. Giusto una piccola osservazione, ma prendila proprio, sono un illusionista, grazie. Sono un mago, hai fatto degli effetti magici, un paio li hai proprio buttati via. Vedo il foulard che cambia colore, aspetta quei 2 secondi in più, poi tu sei brava con l'amica, ti stupisci, lo vedi e poi lo butti. È solo una piccola osservazione, perché da qua quasi li hai buttati via ed è un peccato, perché tiri fuori la scala, la scopa. Sono bellissimi questi effetti, insomma. Guarda, hai visto cosa ti... Tra l'altro, ma davvero? Non ho capito. Hai visto? Da dove... No, fatele un applauso perché fa delle cose difficilissime. Io sono un illusionista, so dove, cosa vuol dire. Dove li hai tirati fuori? Non lo nascondere so. Nella ma manica questa. Queste cose. Esatto. Noi intanto, ti lasciamo qualche minuto ancora, su questo grazie. Palco, non più come concorrente, ma come grande professionista. Grazie. Johnny grazie Brizzi a tutti, è una sua illusione. Grazie. Tra qualche istante, che ci crediate o no, l'anello da lì andrà a finire qui. Ok? Con una piccola magia. Allora, le vado a prendere la bacchetta magica intanto che dovrebbe essere qui, ok? La tenga in alto, mi raccomando, eh? In alto, arrivo su, in alto. Un alto. Arrivo subito, ci siamo, eh? Che succede? Perché ride? Che come mai? Che è successo? Perché? Tutto che vedo che è successo? Cos'è sta roba? Ah, vabbè, capo, capita. Attenzione, un attimo. Nel frattempo, lei tenga invece questo qui. Ura! Vabbè, lo tengo. Ci siamo. Perfetto, ok. Tra qualche istante sparirà. Abbiamo detto che andrà a apparire. Dove? Andrà. Ci siamo. Aspetti un attimo perché quella bacchetta no, serve una vera bacchetta. Aspetti, dovrei averla qui. Vediamo, la prendo, eh? Dovrei averla qui. Vediamo se riesco, se mi influenza la ragazza di prima. Ecco, ci siamo. Questa dovrebbe bastare, Ok, ci siamo. Al 3. Abracadabra, ok? 1, 2, 3. È sparita?
No, ragazzi, però se non... Cioè, va bene, non va bene. Al mio 3, più forte. Ok, perché cosa succederà? L'anello sparirà da lì e dove andrà a finire? Qua. Ha capito, ci siamo. È importante, questo è importante. Mi raccomando, al mio 3. Abracadabra, non Calabria. 1. Lei invece al 3 dovrebbe lasciare la presa, ok? 1, 2, 3. È sparito, l'anello è sparito, io la ringrazio davvero, è stato molto gentile. C'è qualche problemino, un attimo, eh. Vabbè, ah, prenda il regalo. Lo prenda pure, lo prenda. È un mio presente per voi, siete stati molto gentili. Potete aprirlo gentilmente e mostrarlo al pubblico? Perché all'interno c'è qualcosa, io tengo il tutto. Come potete vedere, anzi mostriamolo proprio in camera, è una scatola piena di elastici, piena di elastici. Prego, si metta pure da questa parte, così facciamo vedere anche a Walter cosa sta per accadere. Sono tantissimi elastici, facciamo così, li butti tutti all'interno. Io le faccio da... Vuole fare da valletta con me? Grazie. Prego, apra, perché all'interno della sesta... C'è una, prima di aprirla, gentilmente, potrebbe agitare a favore di... Perché che ci crediate o no, nell'ultima scatola c'è qualcosa. Grazie mille. La dinamica del talent è che ad ogni puntata tre talenti passano. Se stasera vi siete esibiti in 7 e tutti e 7 siete bravi, è inevitabile che 4 non passano per un fattore matematico. Però questo non vuol dire che non siano stati bravi e quindi da qui esce il ripescaggio. Seconda opzione, abbiamo il fatto che 3 talenti passeranno grazie al voto della nostra giuria popolare. Esatto. E saranno ovviamente 3 talenti non... giudicati dalla giuria. Quindi la giuria deciderà dei talenti che passano, che sono quelli che appunto decideremo di puntata in puntata, e poi ci sono i tre talenti che hanno raggiunto il maggior punteggio, non scelti dalla giuria, che comunque accederanno alle semifinali. Quindi direi che c'è ancora tanta carne al fuoco, va bene? Non è finita qui. Iniziamo con il primo applauso a Francesco Manzato. Vieni Francesco, ecco qua. Complimenti. Complimenti. Gentile sei tu, sei stato molto bravo. Poi l'applauso per Francesco Magrini. How many strings? Yeah. Quali musica chi ritira? Senti? Chi ritira? Perfetto. Ok. I ragazzi, grazie a te, grazie a voi. E poi lei è Jessie Bonn, dove sei? Eccola qua. Ah, e voilà. Complimenti. La nostra Mary Poppins. Yeah. Grazie e complimenti. E allora, inevitabilmente, un passo avanti per la Tensis Family, anzi la Tensis Five. Five, la Tensis, esatto. Five, rappresentata ovviamente da Alberto. Le Gle Crew che passano. Passa, ragazzi. E a questo punto, visto che siete passate, mi viene a dire speriamo che la vostra amica volta si riprenda in fretta e possa partecipare. E poi, se non sbaglio, il DJ Miguel Morazzi. Vieni Miguel! Bene! Allora il nostro presidente di giuria, Walter Maffei! Grazie Walter! Vai. E poi il nostro DJ Panico! Buonasera a tutti! Grazie, sempre un onore, un piacere! Gianni Britti! Grazie mille, che onore! Podio, grazie della ancora! Prima edizione! Grazie mille! E Mauro Raccanello! Grazie a tutti, grazie! Yeah. Che puntatone, hai visto? Grazie a Rossella! E grazie a Thomas Incontri! Grazie a voi! Signore e signori, è il momento di chiamare la sigla. Ciao, buonanotte, buonanotte alla prossima. A tutti. Vai.